Parlare, leggere, comunicare attraverso le canzoni dei cantautori e affrontare tematiche sociali di elevata importanza. Queste le prerogative che hanno entusiasmato il cantautore Michele Pecora a realizzare un progetto con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli. L'esperto cantautore, in qualità di docente, ha avviato un PON didattico che affronterà nelle varie lezioni i temi della guerra, l'emigrazione, la figura della donna, l'amore, l'amicizia, lo sport, attraverso l'analisi dei testi delle canzoni. Gli studenti ascolteranno i brani, li canteranno e ne discuteranno insieme al noto musicista nazionale. In progetto anche la composizione dell'inno dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo. Presidente Bonfrisco, possiamo dire che abbiamo ingaggiato per un PON presso il suo istituto comprensivo un personaggio d'eccezione. Come è riuscito a fare tutto questo? Questa è la domanda curiosa. Questa è una bella domanda e io ti do la risposta. Non ho fatto proprio niente, perché le due docenti che sono esperto e tutor del PON del piano estate dello scorso anno, comunicare attraverso la lettura, la scrittura e il parlare, e se mi consenti, qui siamo nel laboratorio musicale, abbiamo messo al centro la musica per quanto riguarda la comunicazione, che penso che sia lo strumento più qualificato per la comunicazione. Immediato, stimola il cervello, stimola il corpo con il suo ritmo, eccetera, eccetera. Ecco, per noi è un grande onore oggi ospitare qui Michele Pecora, quando io negli anni 70-80 lo cantavo. Non c'era la televisione, c'era la radio, quindi attraverso la radio noi giovani praticamente partecipavamo a quegli eventi particolari legati alla nostra gioventù. Poi la musica degli anni 60, 70 e anche 80 penso che non ci sarà più, e quindi vedere oggi i ragazzi di 12 e 13 anni cantare insieme a lui De André, questo è bello. Quindi vuol dire che qualcosa di positivo sui social la seguono, quindi, ma comunque tutto sommato è una bellissima esperienza che grazie alla professoressa Celso e alla professoressa Di Marco Adele ogni anno attraverso questi progetti si inventano un qualcosa di creativo e alternativo alla didattica tradizionale. Yeah.